siamo rimasti piacevolmente sorpresi durante questi 7 anni, l'anno scorso, quando abbiamo scoperto l'iniziativa della BCC di dedicare una figura così importante come Don Carlo De Cardona, di dedicare un fumetto, quindi di dedicare un racconto attraverso una forma che si sta rivelando di inaspettata attualità, sta vivendo una seconda stagione con il fenomeno della graphic novel. E nel periodo del web, della comunicazione veloce, credo che sia uno strumento di incisività assolutamente importante. Quindi la curiosità, insomma, come vi è venuto in mente di raccontare una figura così importante come Don Carlo De Cardona attraverso il fumetto? Il professore Preti invece era la nostra colonna, nel senso che lui è stato anche lo storico della banca, quando la banca, che ha più di 107 anni, è arrivata al secolo, ha chiesto a Luigi Intrieri di scrivere la storia. Noi conserviamo un bel volume al quale speriamo il professore di aggiungere il secondo, e quindi poi di sentirci quando sarà il secondo centenario, perché è una banca che è nata veramente tanto tempo fa. Noi, qual è il nostro ruolo di oggi? È quello di rendere attuali, ovviamente, gli insegnamenti di Don Carlo. Quando ci hanno detto che si apriva il tribunale ecclesiastico per la beatificazione, ci sono trovate le gambe, nel senso che se il suo insegnamento è un insegnamento che porta alla santità, beh, insomma, bisogna essere belli attrezzati per cercare e pensare soltanto di poterne poi realizzare l'insegnamento di pratica. Quello che noi chiamiamo i grandi, no? Sono persone che a un certo momento dicono, scrivono, fanno cose che hanno un valore universale. Io ringrazio, ancora sia il Giovin Soci per aver dato l'opportunità di fare questo fumetto e sia la banca ancora prima per aver dato l'opportunità di riuscire a fare il mio lavoro qui in Calabria, dove sono tornato e ho studiato fuori, diciamo. I Giovin Soci li ringrazio perché mi hanno fatto conoscere, diciamo, la figura di Don Carlo, che secondo me è una figura che dovrebbe rivivere i giorni nostri per smuovere un po' di cose qui in Calabria.